Ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con Edo. Ciao ragazzi. E oggi appunto, siccome siamo qua con lui e come potete vedere c'è la sua MX-5 qua parcheggiata pronta, parliamo un po' dei costi, dolente. Esatto, facciamo un po' il punto della situazione, visto che adesso sostanzialmente ci siamo. È quasi finito tutto il discorso build MX-5 e appunto, visto che siamo qua con Edo, faremo il punto della situazione, ci faremo raccontare tutte le modifiche che ha fatto, la spesa complessiva di tutto il lavoro e poi anche cosa rimane da fare, diciamo, proprio per ultimare il progetto, visto che ormai siamo quasi alla fine e nel frattempo, dall'ultimo video, ha anche finito il rodaggio. Quindi direi che adesso cominciamo a parlare di queste cose qua con Edo. Allora, aspetta, fermo un attimo. Intanto vorrei dire una roba, rubo un attimo il microfono Edo. Là in fondo, in quella Lexus col cofano aperto, c'è Leo, che oggi ha deciso che deve essere il Paolini della situazione, il disturbatore che compare nel video e rompe le palle. Ti ho detto che adesso l'accende e la caccia all'imitatore, giusto perché noi stiamo facendo un video, quindi già qua siamo in difficoltà. Non commento oltre. Il Leo ci ha rotto le palle, lo stiamo inchiavando. Boh. Allora, sicuramente partiremo dal motore, che è stata la parte più impegnativa e grossa. Ho contattato Taglio Racing per farmi dare una mano ed è stato un grande e mi ha saputo indirizzare e aiutare in questa avventura. Con lui abbiamo deciso alla fine di montare pistoni CPS. Le bielle abbiamo scelto ZRP, come bronzine classiche ACL. Poi come guarnizione abbiamo scelto una guarnizione ad anelli non trimetallica, che da quanto mi hanno detto è più resistente e migliore della Atena, e poi prigionieri di testa dell'RP. Poi ci spostiamo con il turbo, che è stato tutto grazie a lui che abbiamo intrapreso questa cosa, e un Max Speeding che, per quanto sia cinese, in tanti me l'hanno consigliato, in tanti che l'hanno avuto me l'hanno parlato bene, quindi proviamo. Alla peggio si cambia, tanto costa relativamente poco che vale la pena il provare. Poi ci spostiamo sotto con collettori dalla Cina con furore e da AliExpress, che essendo in ghisa non mi preoccupa il fatto che siano cinesi o meno o qualitativamente buoni, perché non credo che si possano rompere. Poi giustamente tutto il contorno, perché sarebbe bello avere soltanto queste cose da mettere. Siamo dovuti andare a cambiare radiatore con uno in alluminio maggiorato, crearci tutte le tubazioni del carico e scarico olio, di conseguenza anche bucare il blocco per prenderci il carico e bucare la coppa per scaricare appunto l'olio, di conseguenza anche frizione con una competition clutch stage 4 se non sbaglio, il downpipe e di conseguenza tutto lo scarico ce lo siamo creati noi, quindi per fortuna su quello me lo sono abbonato, il radiatore dell'olio che con questo tipo di preparazione è quasi obbligatorio, l'intercooler che per ora vabbè è scollegato e di conseguenza anche tutta la linea intercooler che per ora non c'è, in quanto per il rodaggio finché non faccio la mappa non posso appunto girare turbo, quindi sto facendo aspirato, e anche i due filtri che fanno molto ridere, e la wastegate esterna che l'ho voluta tornasse indietro non lo so, però ci sono stati vari problemi. Anche quelli AliExpress, certi che l'hanno avuta me ne hanno parlato bene, quindi fidiamoci e speriamo. Il suo boost controller e vabbè. Iniettori Bosch da 550 che per ora non sono mica montati, monterò in fase di mappatura, insieme anche alle bobine classiche dell'R8 che tutti appunto mettono su, e che anche le bobine saranno montate in fase di mappatura, anche quelle lì. Centralina EcoMaster Black, che ero lì tra la scelta di tra l'EcoMaster Black e la Classic, che si scambiano poche caratteristiche, però abbiamo detto abbiamo fatto 30, facciamo 31 e prendiamo la più figa. Di conseguenza vabbè, fare tutto il cablaggio perché non è plug and play, varie sensoristiche come temperatura gas di scarico, temperatura olio, pressione olio e basta mi sembra. Poi c'è pompa dell'olio maggiorata stage 2, puleggia albero motore, quella fluid damper, pompa benzina o albero 255 classica che montano tutti e regge tanti cavalli, quindi dovrebbe andare bene. Per il reparto motore e preparazione ci siamo alla fine. Okay.
Poi spostandoci verso indietro della macchina ho cambiato il volano mettendone su un alleggerito, dato che più per sfizio abbiamo trovato veramente poco e ho detto facciamo. E ho messo sul cambio 6 marce in quanto è molto più resistente del 5. Poi ci sono voci comunque circa 350 Nm di coppia abbondanti dovrebbe tenerli. Quindi speriamo e incrociamo le dita. Poi vabbè, albero di trasmissione originale, differenziale originale solo saldato e per quanto riguarda anche la trasmissione ci siamo. E per quanto invece riguarda la ciclistica, sospensioni, assetto, coilover, regolabile, FK, economico, funzionale, quello che ci serve, quello che ci importa lo fa. Oltre a quello davanti, sterzo maggiorato col TSO, con i fuselli tagliati. E per quanto riguarda invece il dietro, io e Leo abbiamo fatto le piastre camber così da regolarci il camber e non consumare 5 cm di gomma e il resto nuovo. Sicuramente si ha più grip e... Sicuramente si ha più grip e non si buttano via le gomme per metà nuove. Adesso invece parliamo dell'estetica. Ma invece, raga, lo so che siete entrati in questo video soltanto per vedere quanto ha speso Edoardo, ma manca veramente poco a questa cosa, quindi adesso vi racconterà le ultime 2-3 robettine che ci sono e poi arriviamo al sodo, appunto, quanti denari ha sganciato questo povero uomo. Allora. Beh, quindi per quanto riguarda l'estetica, possiamo partire con cerchi 720 da 15 pollici, canale 8 e T20, davanti con un distanziale da 26 mm e dietro con un distanziale da 16, in quanto ho rollato i fianchetti e forse un po' troppo, infatti dietro ho un fitment orribile. Allora, davanti abbiamo fari, che mi sono messo ad aprirli, verniciarli completamente tutti dentro di nero, mettendo il lenticolare, lippettino in gomma classico di AliExpress. Ho fatto verniciare i catadiottri davanti e dietro in tinta con la vernice. Abbiamo rialzato un po' il cofano per migliorare il raffreddamento, così da far defluire un po' l'aria e forse abbassare un po' le temperature. Wrappato il girovetro montanti di nero. Spostandoci sul retro, spoiler, spoilerino classico DuckTale. Fari stessa cosa di quelli davanti, li ho aperti, li ho verniciati completamente di nero. Adesso si è sollevata la pellicola che andrò a rimuovere perché doveva essere un Infinity Ring, un LED infinito stile Skyline. Non è andato a buon fine, vabbè, toglierò, lascerò solo l'Angel Eyes. Per lo scarico, allora, il finale rimarrà quello, forse un pochettino un po' più grande. Invece il silenziatore poi lo cambierò perché sì, non fa eccessivo rumore, però preferisco stare molto più tranquillo, metto su un bel silenziatore con valvola e almeno con valvola chiusa, mega silenziosa, e almeno su quello cerchiamo di non farci vedere troppo. Per quanto riguarda invece gli interni, partiamo dai sedili sportivi Bride replica perché originali mi sembra un po' uno spreco, per poi spostarsi a volante Nardi, anche questo qua replica per lo stesso motivo che comunque per l'uso che ne facciamo va benissimo. Qualche parte in carbonio autocostruita, non essendoci in commercio e non capisco il perché, tranne il pomellino AliExpress, anche quello lì, sembrerebbe anche in vero carbonio. Poi cinture viola, per dare un po' di ignoranza. Qua sulla strumentazione ho aggiunto, un manometro per la pressione del turbo e grazie a Qmaster che ti permette di collegarti via Bluetooth a un qualsiasi dispositivo Android, ho tutti i parametri come temperatura olio, pressione olio, temperatura gas di scarico, pressione turbo, giri, ma tanti altri parametri, tutti su un dispositivo, che sia la radio, un telefono, un tablet, qualsiasi cosa. I pannelli porta mancano da ormai mesi e mesi, in quanto volevo anche questi qua farli in carbonio, ma è stato più lungo del previsto e mi è passata la voglia, insomma, dovrò trovare una soluzione e basta. Bene,
raga, quindi adesso, visto che abbiamo finito di parlare della parte dei pezzi montati sulla macchina di Edo e di tutte le modifiche che sono state fatte, direi che possiamo metterci seduti con calma, così Edo ci parla di tutta la parte economica e di quanto ha speso per fare, diciamo, tutta la build della macchina. Ok, allora adesso siamo arrivati alla parte più dolente e forse più curiosa anche. Su tutti i vari prezzi e il discorso economico, insomma. Quindi partiamo appunto dal motore. Allora, partiamo dai pistoni, CPS, ben 840 euro. LBL ZRP, 575 euro. Guarnizione della testa, 165 euro. Bronzine biella, 70 euro. E bronzine albero, 85. Gli spallamenti, vabbè, 10 euro. Bulloneria testa, 250 euro. Olio, 10W60 della Motul. Le Mans, per 6 litri, sono 95 euro. Io ne ho usati 4 più o meno. Olio cambio, vabbè, una ventina di euro. Ci sono 2 litri, mi sembra. Refrigerante, una decina di euro. Guarnizioni, kit smeriglio con paraoli, guarnizioni varie per tutto il blocco, più o meno sugli 80 euro. Per la rettifica, quindi per tutto quello che ne concerne la rettifica del blocco, lavorazione alla testa, ripristino alla fine della testa, e niente di che, però comunque ben 970 euro. Poi allora adesso ci spostiamo dall'interno motore all'esterno, quindi tutto quello che è preparazione turbo, componenti e il contorno, insomma. Partendo appunto da collettori, AliExpress, per fortuna solo 116 euro. Tubazioni aria, che quindi sono tubi in inox, curve in silicone e tutto il resto, siamo più o meno sui 70 euro. Tubazioni dell'olio, più o meno una trentina, compresi di raccordi e via dicendo, banjo. L'intercooler, 95 euro, senza marca, non è un intercooler generico, che comunque il suo lavoro comunque lo fa. Attacco turbina per poi cominciare il downpipe, quindi dalla turbina ad avere una V-band per poi scendere, siamo sui 40 euro più o meno. Decanter, fumi olio, una ventina di euro. Il turbo, appunto, della Max Speeding, più o meno 300 euro. Iniettori Bosch da 550, 280 euro. Una valvola pop-off generica, 20 euro. Centralina EcoMaster più sensori, io ho pagato 1200, però c'è da considerare che viene un po' di più, in quanto con Taio abbiamo avuto questa collaborazione ed è riuscito a farmi un po' di sconto. Modulo Bluetooth, appunto, per connettere la centralina a un dispositivo Android, un centinaio di euro. Boost controller dual stage con interruttore per poter switchare tra virgolette da una mappa all'altra e avere due pressioni preimpostate, 30 euro. Radiatore dell'olio, una settantina di euro, compresi le tubazioni. Pompa benzina Walbro 255, 100 euro. Wastegate, sempre AliExpress, replica Tial, 60 euro. Volano alleggerito, io l'ho pagato veramente poco, il suo prezzo sarebbe 500 euro. Frizione Stage 4 della Competition Clutch, anche lì 500 euro. L'ho trovato in offerta perché sarebbe sui 6,50-700. Vabbè, una seconda ventola, 70 euro. Il blocco della wastegate interna, in quanto la turbina sarebbe per wastegate interna, ma sono passato wastegate esterna, quindi bisogna bloccare lo sportellino, e ho trovato un kit che la blocca e la tiene sempre chiusa. L'ho pagato 17 euro. Vabbè, un flessibile per fare lo scarico, una trentina di euro. Guarnizioni turbo, 6 euro. Vendaggio termico per tutto il downpipe, una ventina di euro. Guarnizione coperchio punterie, dato che se non è originale 100% trafila e perde, sono andato di originale, 22 euro. Candele, una settantina. Ho preso delle NGK all'iridio BKR8, dato che ho dovuto cambiarle con delle candele un po' più fredde. Pompa dell'acqua nuova per scrupolo, una cinquantina di euro. Poi abbiamo dovuto spianare i pistoni, in quanto in fase di montaggio ci siamo accorti che il rapporto di compressione non era quello indicato da CPS, ma era decisamente più alto, quindi abbiamo dovuto fresare e abbassarli per arrivare a un rapporto di compressione giusto per una preparazione turbo. Siamo sui 120 se non erro. Poi tubo in ferro per creare lo scarico, una quarantina di euro. La copertura del turbo, che ora come ora non è montata ma poi verrà montata, 25 euro circa. Puleggia fluid damper, 760 euro. Qui in questa spesa c'è tanto di spedizione dogana, in quanto arrivando dall'Inghilterra ci tocca pagare quelle cose lì. Radiatore maggiorato, 170 euro. Il silenziatore, quello che devo montare con valvola già inclusa dentro,
150 euro. Pompa olio stage 2, 518 euro. E infine le bobine dell'R8, 280 euro, comprese di cablaggio, adattatore, plug and play. Poi ci sono un sacco di cavolatine, raccordi, raccordini, che non vi ho detto, comunque saranno più o meno una trentina, cinquantina di euro, stando larghi anche. Mi stavo dimenticando il cambio 6 marce, 650 euro. Quello l'ho trovato in Inghilterra e l'ho pagato un po' meno di quanto sia il mercato qua in Italia. Poi ci sarà, perché non ce n'è ancora stata, la mappa. Va molto in base a da chi lo fate fare. Comunque i prezzi di solito sono intorno dai 500 ai 1000 euro. Poi c'è chi chiede di più e chi meno, però più o meno quelle sono le cifre. Con questa spesa dovremmo esserci, quindi è arrivata l'ora di fare tutti i conti e capire effettivamente quanto mi è costato questa cosa, questa brutta idea. Allora, collettori. Oh. Allora raga, in questo momento il totale ce l'ho io, Edo più o meno ce l'hai in mente ma non lo sa ancora, quindi adesso vengo lì, lo faccio vedere prima a voi. Da specificare che questa qua è la spesa senza manodopera, perché tante cose ce le siamo fatte noi, tante cose le ha fatte appunto Defanti e abbiamo avuto un prezzo di favore, tra virgolette. Quindi... Sei pronto per il totale? Non lo so. Beh dai, più 1300 euro da Defanti nel mio caso, che mi ha fatto relativamente poche cose e comunque abbiamo avuto appunto sta collaborazione. Sì, che appunto poi la gran parte delle cose ce le siamo fatte noi, quindi nel senso tutto lo smontaggio, il montaggio sulla macchina ci siamo arrangiati, quindi nel senso il lavoro principale che hanno fatto loro è stato semplicemente l'assemblaggio del motore, proprio del blocco e i pistoni, quindi diciamo che la manodopera principale più grossa ce la siamo fatta noi. Quindi se ci aggiungiamo i 1300 da Defanti, il totale è 11.889. Cazzo merda. Noi andiamo via. Comunque sì, 12.000 era più o meno il prezzo che mi immaginavo. Non all'inizio, all'inizio si era partito con molto meno. Però a furia di abbiamo fatto 30, facciamo 31, siamo arrivati a 60, altro che 31. Quindi l'inizio era un prospetto di 7-8, poi per varie cose ho detto sti cazzi. Prendiamo il meglio su certe cose, su cose importanti. Quindi per quanto riguarda l'elettronica e il motore, gli interni, lì non ho badato a spese. Per tanti 12.000 euro possono essere tanti da spendere per una preparazione, soprattutto su un MX-5 che di valore suo ne vale 8-9, quindi spenderne più del suo valore in preparazione per certi può essere una cavolata. Per me è la macchina che volevo fin da ragazzino, appena preso la patente, quindi non è che mi importi più di tanto. Poi me la son fatta da me, sacrifici, quindi è stata tutta un costruirlo da me effettivamente nel pratico e anche nel guadagnarmi i soldi facendo sacrifici, come uno che va in palestra e esce meno la sera, non va fuori a cena, stessa cosa. È equiparabile la cosa nel sacrifici nello sport, sacrifici in questo che per quanto non sia uno sport è una passione in ogni caso. E tutto questo per sgommare alla fine, perché l'impianto frenante fa cagare, non ci puoi correre, però per sgommare. Cioè alla fine è questo. No, comunque... Sì raga, è imbarazzante quanto in poco e senza neanche rendertene conto volino i soldi con le macchine, è una roba assurda. Sì, che poi il discorso è che uno da fuori vede la macchina e dice bomba, figata e tutto, però effettivamente il dietro, cioè per guardare il dietro per costruire una roba del genere, cioè ci vogliono veramente tanti sacrifici, tanto lavoro, spaccarsi la schiena. Cioè quando mi è tornato il motore ho fatto qua 3 giorni full, da mattina a notte e no stop. Cioè tanto dietro, ma con tutte le macchine che potete vedere qua, o insomma macchine che vedete nei social in generale, macchine fighe, cioè dietro a quelle macchine c'è un lavoro enorme, c'è una fracca di soldi buttati, tutto infine per seguire l'adrenalina, diciamo. Il problema è il tempo, cioè le tempistiche sono lunghissime, cioè abbiamo messo quasi un anno a finire tutto praticamente. Sì, alla fine più o meno 8 mesi, 7 mesi abbondanti, ci sono stati dei ritardi per cazzate, attese, in quanto l'officina giustamente aveva anche altri lavori da fare e di conseguenza eravamo delle normali persone in coda. Solo lì sono partiti, cos'è, 4 mesi e mezzo. Cioè noi ci abbiamo messo un anno comunque, anche se la gran parte delle cose ce la siamo fatta noi, cioè principalmente soltanto il motore, poi comunque l'attesa dei pezzi, questo, quell'altro, ci sono tantissime problematiche in questi lavori qua e sono lavori lunghi. Oh.
noi vogliamo arrivare a una certa cavalleria. Sicuramente se vuoi stare sui 200 cavalli, 220, to, vai a spendere molto molto meno. Però dovete sempre pensare che è sempre un po' il contro, cioè nel senso, noi abbiamo fatto su sto motore qua un lavoro che ti permette di reggere sia pochi cavalli, sia tanti cavalli, anche più di quelli che vogliamo effettivamente fare, però in teoria con la piena affidabilità. Cioè ovviamente meno spendi, meno hai, come in tutto, cioè nel senso, se spendi meno magari riesci ad avere un motore che ti fa 200 cavalli con un 1.6, però per quanto? Cioè è sempre quello, magari puoi anche non forgiarlo il motore, sì, e allora lì, cioè, i prezzi crollano drasticamente. Comunque, per dire, per quanto riguarda la centralina, che è stato uno dei costi più grossi come singolo pezzo, ci sono centraline molto più economiche da 500-600 euro. Che poi anche lì c'è da specificare, l'MX5 tipo è stracarente in centraline, cioè nel senso, sì, non puoi cippare la sua centralina, non, sì, puoi toccarla. Tipo nella 13 si può cippare la centralina e lì ti eviti un costo enorme, cioè costa molto meno fare un chip e mappare un chip che prende la centralina da capo e rifai tutto il cablaggio. Le cavallerie appunto che vogliamo portarla sta qua, giusto che per farvi capire, sarà intorno ai 280-300 più o meno, una roba del genere. Come motore potrebbe reggere anche 400 cavalli, però molto probabilmente. Il problema di sta macchina è il cambio. Con anche il cambio 6 marce non potrai mai salire troppo di cavalli, che rischi veramente di distruggerlo. Per concludere questa cosa, è: voi potete spendere tutto quello che volete, però ricordatevi che più cavalli avete, più spendete. Sempre quello. Vogliamo lasciarvi così con questo video. Siamo arrivati alla fine. Spero che vi sia piaciuto e soprattutto spero che vi sia interessato capire quanto si va a spendere con una preparazione come questa, che certi componenti appunto non sono neanche top di gamma. No, cioè è quella la cosa, la turbina, il collettore, la wastegate, tutte queste robe qua. Cioè, immaginate comprare un collettore buono, di marca buona. Cioè già soltanto con quello lì vai sopra i 1000 euro. E stessa roba per la turbina, andate a spendere anche più di 1000 euro per una turbina. Dipende sempre quanto volete spendere, quanti cavalli volete fare, e ricordatevi sempre che più salite di cavalli, più tutto il resto della macchina va sostituito o va rinforzato. Quindi basta. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Rimanete sempre connessi con Di Traverso e con altri bellissimi video che faremo. E alla prossima. Ciao, raga.